Tutto chiuso fino a dopo Pasqua in Campania. Famiglie ancora in isolamento con la nuova ordinanza di De Luca almeno per un'altra ventina di giorni. Castellammare, come il resto d'Italia, vive un momento difficile per fermare insieme il contagio del coronavirus. Abbiamo fatto qualche domanda ad Antonio Maturo, tra i punti di riferimento con il suo locale di diverse generazioni di Stabiesi. Ciao, buonasera a tutti, ciao Castellammare, ciao Cristian. Castellammare in questo momento è chiaro, è una città buia come tutte le città del mondo in questo momento. È un momento terribile per la comunità mondiale, non solo per la nostra città. Per me è un momento completamente strano, diverso quello di stare a casa, in quanto sono abituato a stare sempre, ormai da 37 anni, tantissimi anni, stare tutte le sere con persone, con musica, con gente, con ragazzi e adulti che sono diventati parte proprio della famiglia Maracanã, diciamo così. Vero Cristiano, tu ne sai qualcosa che da anni che ci conosciamo, saranno 2 o 3 anni, si fa per dire chiaramente. C'è un problema di fondo adesso, è quello che preoccupa la maggior parte di noi imprenditori è quello delle attività chiuse così per tanto tempo e chissà per quanto tempo ancora. Speriamo non tantissimo, ma comunque ci vorranno ancora un po' di giorni per poter aprire. La preoccupazione maggiore di un imprenditore è capire, cercare di capire, ma al momento non riusciamo. Come sarà la ripresa? Questo è un problema che affligge un po' tutti noi, non solo del settore, ma tutti noi imprenditori, commercianti. E non credo solo qui a Castellammare, ma nel mondo intero. Dobbiamo rimboccarci le maniche, dobbiamo metterci belli di prendere la situazione, come si suol dire, di petto e affrontarla nel migliore dei modi. E Castellammare è deserta, è una città, Cristian, tu come la vedi? È una città che, come tutte le altre, non potrà reggere a lungo in questo stato. Però noi non sappiamo, come ho detto già prima, quanto sarà questo tempo che dovrà passare. Speriamo che sia poco. Non possiamo sapere in che modo si potrà reggere se dovesse prolungarsi ancora di più il periodo di chiusura di tutte le attività di Castellammare. Parlo di Castellammare perché siamo stabiesi. Cristian, io come passo le giornate a casa senza il Maracanã? Penso come un po' tutti. Non le dobbiamo vivere con lo stress psicologico, dobbiamo viverle con serenità, cercando di avere sempre il sorriso e auspicandoci che tutto finisca il più presto possibile e che si possa riprendere nel miglior modo possibile. E vorrei dire qualcosina a tutti, giovani, meno giovani, ragazzi, vorrei dire quello che io penso in questo momento, e cioè che non dobbiamo pensare in maniera negativa, ma dobbiamo pensare in maniera positiva, anche se è molto difficile, difficilissimo, però pensare diversamente dal positivo non avrebbe senso perché non potremmo assolutamente risolvere alcun problema. Quindi cerchiamo di affrontare tutto ciò che la vita ci riserva da qui in avanti nel migliore dei modi e con la positività e soprattutto con il sorriso. Ciao ragazzi, ciao Cristian, ciao Castellammare, a presto, arrivederci. Un abbraccio virtuale chiaramente a tutti. Anzi, teniamoci per mano, sempre virtualmente. Ciao.